Bentrovati, bentrovati a tutti da parte di Marco Fabriani. Eccoci, oggi parliamo di sport e iniziamo subito parlando di un grande evento che si terrà a Roma il 12 e 13 aprile, esattamente all'Eur, il Gran Premio di Formula E, la Formula Elettrica. Con noi Daniele Frongia, assessore al Comune di Roma, assessore allo sport, che saluto, ben trovato nei nostri studi, assessore. Grazie. Allora, questo è il secondo anno, il primo anno intanto com'è stato? Che, come dire, dal punto di vista anche dell'attenzione mediatica su questo Gran Premio di Formula E all'Eur? È andato molto bene, non era semplice realizzare una prima edizione a Roma che funzionasse così bene e devo dire anche dai riscontri sia nella stampa nazionale che quella internazionale il successo è stato davvero elevato. Abbiamo lavorato e lavoreremo sempre di più per il contenimento dei disagi dei cittadini per quanto riguarda la mobilità nei giorni antecedenti e stiamo già lavorando a un maggior coinvolgimento anche dei commercianti all'interno del percorso, oltre le migliaia di persone che lavorano quotidianamente lì. Ecco, sabato 13 c'è il Gran Premio, dunque c'è la gara, ma il giorno prima i cittadini, i curiosi, gli appassionati di Formula E possono venire lì a vedere i bolidi e stare tra i piloti, all'interno proprio diciamo dei box. Esatto, questa è una novità importante sia per Roma ma in assoluto per la Formula E. Stiamo raddoppiando una tappa, quindi già il venerdì sarà possibile gratuitamente per i cittadini partecipare a una serie di eventi nel pomeriggio e anche a un concerto. In più, oltre alla competizione, ci sarà anche un bellissimo villaggio dove ci saranno anche dei simulatori e molte altre cose, secondo me, interessanti per i più piccoli ma anche per i più grandi. Altri eventi sportivi che state organizzando a Roma, assessore? Prima della Formula E ci sarà il 7 aprile la 25esima Maratona Internazionale di Roma, un appuntamento molto importante, è possibile ancora iscriversi fino al 25 marzo sia alla competitiva ma anche alla 5 km per chi vuole solo fare una passeggiata anche con la famiglia. E dopo abbiamo la Pia Run, poi andiamo verso l'Internazionale di Tennis, ormai un classico romano, e la seconda edizione del Gran Prix Taekwondo, sempre al Foro Italico, devo dire. Estremamente positivo anche il bilancio dello scorso anno. Cosa state facendo allo stadio Flaminio? Lo state ristrutturando, mettendo in sicurezza? Come molti cittadini hanno visto, abbiamo fatto dei primi interventi di bonifica, ripulendo il verde orizzontale e verticale che era dentro, sistemando meglio le cancellate, con la vigilanza. Nel frattempo continuano i lavori con il Dipartimento Ingegneria della Sapienza, proprio per un piano di conservazione, per capire a che punto è l'impianto e che tipo di interventi poter fare. Poi con dei soggetti con i quali siamo già in contatto faremo una manifestazione di interesse proprio per valutare i diversi progetti che ci stanno pervenendo. Dallo stadio Flaminio allo stadio della Roma, l'iter va avanti per la costruzione del nuovo stadio della Roma? L'iter va avanti, vanno avanti gli incontri tecnici tra Roma e Roma Capitale, proprio per le prescrizioni che erano state già individuate nella conferenza dei servizi e per gli altri aspetti, quindi da questo punto di vista la macchina sta andando avanti. Grazie all'assessore allo sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, grazie assessore per essere stato qui con noi. Grazie. Un grazie anche da Marco Fabriani.